una serie di missioni da svolgere, aiutarle nelle attività di ricerca e sviluppo tecnologico, aiutarle nel fare innovazione, quindi nel trasferimento dell'innovazione e del trasferimento tecnologico e in linea generale aiutarle nei loro processi di internazionalizzazione. Questo noi lo facciamo già operando sul territorio ligure in stretta sinergia con quelli che sono i nostri partner di rete a livello italiano, che sono appunto Unione Camere Piemonte, Camera di Commercio di Torino, Confindustria Piemonte, Piemonte e Valle d'Aosta con la Camera di Commercio della Valle d'Aosta. Dall'altro lato comunque siamo in stretto contatto, ci tengo a sottolinearlo per i colleghi francesi che sono qui oggi presenti, con la parte appunto residente in PACA, in Rhône-Alpes, che sono appunto i colleghi del Ministero di Tecnologie o della Camera regionale del Rhône-Alpes, che anch'essi sono punti di contatto di questa rete. Dicevamo, venendo un po' ai temi della giornata di oggi, ricerca e innovazione. Per quanto riguarda la ricerca e sviluppo, vedete l'assunto qui, abbiamo una missione che è quella di informare su quello che è, diciamo, il quadro grande di opportunità, di vantaggi che derivano dall'attuale, ormai attuale e ancora in vigore, è stato un programma quadro, ma si sta già volgendo ovviamente l'attenzione al programma Horizon 2020. E aiutarli tramite proprio anche i colleghi di APE, che peraltro sono membri della rete Network anch'essi, nel fare delle, diciamo, attività di preparazione. Qua abbiamo indicato alcuni, grazie a loro mettiamo a servizio delle imprese, per quanto ci riguarda, liguri, valutatori, esperti che possono aiutarli prima e durante la concezione del progetto, capire se si è in linea con gli obiettivi del programma, aiutarli a individuare ancora prima a monte qual è la linea migliore di finanziamento per la loro idea. E spostandoci sull'altro grande tema di oggi, di innovazione e trasferimento tecnologico, con il nostro staff cerchiamo di agevolare il trasferimento appunto dell'innovazione, siano processi, prodotti, servizi innovativi, da parte delle imprese locali verso l'esterno, verso l'estero. Quindi siamo a vostra disposizione per aiutarvi a fare così una sorta di business scouting, di opportunità, cioè di ricerca di opportunità all'estero. Abbiamo una serie di banche dati che ci permettono di farlo, tutto ovviamente gratuitamente per le imprese che lo vogliono utilizzare, e la rete organizza anche questi cosiddetti eventi di brokeraggio, cioè sono dei momenti, così come credo nel vostro progetto ci saranno, di incontro fisico tra imprese, centri di ricerca, università, per dialogare e scambiarsi le opinioni, e confrontarsi, magari fare nascere delle opportunità di collaborazione. Io poi vi ho segnato alcune cose che si ritrovano nelle nostre banche dati. Abbiamo fatto una ricerca recentemente, ci sono ancora delle opportunità, per esempio, di entrare, ci vengono segnalate le opportunità di ingresso da parte di soggetti europei, nella fattispecie ci interessa divulgarlo sul territorio, in partenariati che erano già composti, come in questo caso devono essere rivisti perché un partner ha abbandonato il gruppo. Ma ci sono anche delle offerte, richieste di tecnologia che quotidianamente noi andiamo a selezionare e che possiamo mettere a vostra disposizione. Qui naturalmente abbiamo fatto una ricerca molto sui generis, mettendo ICT come parola chiave, che vuol dire che voi me ne insegnate tutto e nulla, cioè una vasta rosa di offerte, di richieste, di tecnologie che si possono andare a ritrovare sotto questa voce. Ma per esempio, vedete già qui, sono degli esempi dalla Romania, dalla Spagna, di interlocutori di potenziale interesse per le imprese che voi oggi rappresentate, mi rivolgo in particolare poi ai poli di innovazioni o ai cluster, le aggregazioni di impresa che sono qua oggi presenti, e che potete utilizzare assolutamente chiedendoci appunto poi di mettervi in contatto con chi ha inserito questo messaggio. Qua ci sono alcuni esempi di questi eventi di brokeraggio che vi raccontavo, cioè il fatto che noi possiamo agevolare, aiutare, assistere le imprese a partecipare a questi momenti, li organizziamo anche noi. E soprattutto volevo ricollegarmi anche a quello che diceva il professor Andretta su Horizon 2020, ci sono una serie di novità anche per quanto riguarda, c'è una maggiore attenzione per quanto riguarda le piccole e medie imprese, quindi c'è sempre di più la volontà di far entrare
dal punto di vista, diciamo, di attori attivi nel processo di ricerca e di innovazione della piccola e media impresa. Quindi ci sono questi strumenti di accesso al credito diversi che prendono spunto da questo acronimo, lo SBIR del sistema statunitense, appunto di accesso al credito, che sono forse riecheggiano un po' i vecchi premi esplorativi o comunque sono dei finanziamenti all'impresa che abbia un'idea innovativa e che, cambiando un po' anche i sistemi delle call for proposals, magari con tante scadenze, si sta studiando di renderli, per modo di dire, con un sistema a sportello, quindi la possibilità per la piccola e media impresa contributo che gli aiuti proprio nei primi passi della prima parte del lancio dell'attività. C'è poi anche la menzione più forte al venture capital, comunque a forme alternative di accesso al credito che probabilmente coinvolgeranno anche nuovamente la Banca Europea per gli investimenti con le loro facilities a questo dedicate. Ci permettiamo di dirvi che insieme ai colleghi, quindi come Alps Liguria, pertanto sul Piemonte, sulla Liguria, sulla Val d'Aosta, terremo nel mese di novembre una sorta di roadshow, quindi un momento di informazione per quanto ci riguarda sulle quattro province liguri, su quelli che saranno i prossimi programmi, i work programs del programma quadro Horizon 2020, al quale ovviamente vi invitiamo già a partecipare. Quindi io direi chiudo lasciando ovviamente i nostri contatti, siamo su Genova, ma siamo anche presenti nei vari territori liguri, quindi con delle nostre antenne. Il nostro sito web è a vostra disposizione, a vostro fianco se lo riterrete utile per collaborare con voi e aiutare anche lo sviluppo del progetto qua. Ancora grazie. Grazie Raffaella, è molto, molto interessante, grazie anche per tutti i servizi che offrite ai nostri territori. Passiamo all'evento successivo, partecipato, ha pensato alla generazione di Accor ormai parecchi anni fa. Sorry, I don't speak Italian at all. Very, very sorry. So if you don't hear, I will speak in English. I could also speak in French, maybe, but I guess that everybody understands in English. I don't speak Italian. If it's okay with you, I would like to have Pierre Bonnet say some words, a few words about what was Okava when he funded it in 2004. So Pierre. Scusi, italiano è buono per le vacanze, ma non per il business. So I will just tell you, with my friend Jan, we created Okava 10 years ago for the purpose you explained to very, very good, for purpose to do meeting and develop relationship between academic research laboratories and big companies to develop R&D programs and also deployment territories. I will give the The presentation I will give you is just to try to give you a better idea of what was about the beginning and what it is becoming now that it's not just about Appnet. When we created this, it was before the creation of the SES cluster, and
There were actors from microelectronics, from the telecommunications, and the software industry in PACA. And what we wanted to do is to create an opportunity. Test. All right. Thank you. Sure. Yes, but if I come here, I cannot move the slides. Okay. All right. So. Do you hear me? I can speak loud if you wish. All right, let's do that. Test. Okay. Okay. All right, sorry about that. So the idea was really to bring together the actors from small companies, but innovative small companies, from the big industry and from the research labs. And this is how we created the first Topova Forum in 2004. And we had about 130 people coming from all the PACA area. But also we wanted, from the very start, we wanted to open it to the international aspects. So, for example, I don't know if you know the Haute Alps territory. It's a very, it's the Alps, as you can imagine it from the name. It's a mountain territory, in 2004 there was absolutely no internet connection within the Charles Castle where the forum state place. But what we decided to do is to have a video conferencing session with the MIT in Boston, Massachusetts. So we used the satellite connection. Thanks to European project programs, and we had this very first talk about we had a connection with the MIT with a very well known professor there, showing what was being done in the US for getting communicating objects and communicating solutions going directly to the life of the real people. So just to give you an idea of what we wanted to do. The origin of the forum, and then we had the next sessions. We had a connection with Hong Kong about the Octopus smart cards and other connections like that. So we had also people coming from Finland, from Britain, from Germany. So at the very origin, we wanted this to be as open as possible. And very, very quickly and very soon, of course, we had friends coming from here, from Piemonte, from Liguria, because there is something really common within our territories, which is to be all of them. Here you have the sea, we don't have that in Gap, but we have the mountains in common, and the same with Piemonte. And we have a lot of common business preoccupations, so it was very interesting to begin to work together to see what we could build together to make things evolve. Okay. So this is just to show you what means integrated solutions for internet and mobile networks. So every single field of the human life is correlated with that. Whether you talk about health, e-health can help impaired people, disabled people, and a lot of things around that. Whether we talk about tourism, in the old labs, the first industry is tourism, and I would say that it's mainly the industry of the territory. I guess it's the same in Nigeria, it's important also to Monte. Whether you talk about internet tourism or mobile tourism, it's a very
very the explosion of tools to get people connected is very, very important for the professionals and for the business development. Same thing for environment, risk detection, management of control, same thing, public services, transportation, services to the person, commerce and distribution, etc. I will give you a few examples of that. The fact is that in our area, we have an optical fiber deployment plan in 2000, this year and next year. I guess that at the end of next year, 80% of the territory should be totally red. Okay. So this would be a big change, because with the deployment of optical fiber, that allows to have very high speed connection everywhere in the territory. And if you add to that the 4G mobile connections will come in a few year range, this means that we will get a territory fully connected at high speed for everybody. And this changes a lot. So what does it change? It changes from don't worry, I can't speak loud. Test. It must come from me. I'm a Mac here, probably. Okay. So it changes things for public services a lot. Whether you talk about laser and culture, whether you talk about e-action, and whether you talk about infrastructures and risk management, the fact that you have high-speed connection can change a lot the way we handle this at this moment. And offer opportunities for developing new businesses or for innovative companies to develop their business. I just let you have a look at that. Yes. You think that they can be better? Okay. Can you go to the next slide, please? Thank you. It's not just new connected services, it's also new services to the person. So here you can see what can happen with home fully connected. That can change a lot the way people live within their houses and how they interact with each other. So there are a lot of new visions of what is a home connected home. Or a network of connected home, and this will happen in the very few years to come. Next, please. And finally, what is important is what we can get for businesses and commerce. We talk about fiber to the home, or we talk about fiber to the office. And when you talk about the fiber to the office, the fact that you have very high speed connections allows you to go to the big data world, which will be part of the focus of this forum today. Meaning that everything that relates to sharing resources, so cloud computing, data mining, tools for decision making, and everything that relates to that, will change in a very, very big way the way companies work at this moment. Co-working, home-working, distant services, for example, remote management for building, energy, all these type of things. Everything can be involved just by the fact that you have now the opportunity to have high-speed connection, so very large amount of data getting very, very fast from one point to another one. Okay. Okay, now that I draw the big picture, if you wish, I just want to get back to Okaba and what
needs exactly. What we had in mind is that what we have built with the Okova Forum for years, we wanted to be that not just for a single moment in the year, but that it becomes a real platform that could that work or disseminate, get people working together, making projects emerging, and making them become reality, developing business all over the year, and not just in that where Okova was born, but on the full Euro-region territory, which means, of course, Baca region, Rhône-Alpes, Piemonte, and Liguria. And what we have in mind, so this is why we decided with our friends here, Marco Volanta, Cristina Colucci, Daniele Caviglia, Andrea Carilli, and others, that's why we decided to apply for this Aquatra project, which was well received, in order to have the three territories building their own platform and network them together and getting people used to consider that their game area is not just their specific region, but the full interconnected regions. Okay. So what we have in mind is different things. First, Okova forums, not just a link gap, but three per year, one in Liguria, one in Piemonte. This is the first one. Well, in Liguria, I'm not very proud of it, of course. The second one, what we want is to facilitate exchanges between the people at the Okova Forum, as it has always been. Then, bridging initiatives and efforts on shared objectives, what we are doing at this moment, to try to make sure that we share the same vision of where we want to go and what business we want to be developed. And generating living labs-like projects, which means deploying pilot projects on. So you see. I give up. Sorry. So you see, the idea is not just to develop or to bridge together big industry, small innovative companies, and research labs. It's also to put all this within territories and within territories initiatives. Okay. So besides the Okova forums, which are spot during the year, we have we want to build innovation and usage platforms where products can be presented, so showroom, so that the general public as well as people from the different industries or SMEs or administrations can get used to what are these new tools that are offered to them, and also where we can deliver training and all these types of things. And finally, we want to build a common web platform, which is not just a web platform, but also a B2B exchange platform and an internet space where people from all these areas can bridge together and work together. Okay? I think I want to speed up a little bit because I'm taking too much time. So this is history. Okay. This is just to show you what it means in terms of territorial vision. That is there. As you know, every city in Europe wants to be in the center of Europe. So you say, of course, that's the town of Europe. So that is there. You have Grenoble, Marseille, Nice, Sofia, Tripolis, Genova, or the Ligurian area, and the Piemonte with Torino. And right at the beginning, the Okova Forum was not just for PACA, but we always had people from Grenoble coming as well. There is a very important cluster in Grenoble,
which is called Minergic. And so Minergic, that was a natural center between PACA and the SES cluster from one side, and Minergic development from the other side. So we always have people from the CLT and other people from the research in the radar coming to okay, we have listed here a number of sectors of fields where we have common interest, e-health, e-tourism, and all the things that I've talked about before. You can go further, please. So we had no time to translate it in French because it's a picture, so I had no access to the original. This is what I said before. B2B science to communicate and to get business growing together. Forum to make emerge new projects and get people working together, and finally a platform for R&D services and demonstrations, showrooms, and so on. Just to give you an idea, in GAP, for example, we are talking with the telecom platform, research and development platform in social economies to have an antenna in GAP so that we can bridge the territories together and make a lot of experiments on how you can use 4G, develop better applications and all these type of things. And indeed, we go together with Torino and Nigeria as well. Okay, I hope I was not too long, and my colleagues will develop their own parts about this. Thank you. Grazie Ian. Facciamo ancora due presentazioni, siamo in ritardo sul coffee break, sul programma per il coffee break, e direi di passare la parola adesso all'altro partner fondamentale del progetto Cova MedNet, cioè Torino Wireless. E fai tu, Cristina Colucci farà l'intervento dentro di noi. Buongiorno a tutti, sono Cristina Colucci della Fondazione Torino Wireless e sono project manager, mi occupo del progetto Cova MedNet. Vi racconterò molto rapidamente quello che fa Torino Wireless. Noi siamo una fondazione senza fini di lucro, che ha come obiettivo, come missione, quella di accelerare la crescita delle PMI, dei montesi, cercando di, in particolare, le imprese. Proverò a parlare ad alta voce, se mi sentite. Quindi accelerare la crescita delle imprese ICT piemontesi, che lavorino nell'elettronica e nelle telecomunicazioni, sia anche che utilizzino l'ICT come leva per fare innovazione. È una fondazione attiva dal 2003. Per supportare le imprese, attraverso dei servizi, diversi servizi. Uno di questi è il finanziamento, quello del finanziamento della ricerca e sviluppo, ovvero diamo un supporto alla partecipazione ai bandi nazionali, europei,
e alla costruzione di partnership per la partecipazione ai bandi, segnaliamo e supportiamo le imprese nell'interpretazione stessa dei bandi. In alcuni casi siamo noi stessi stazione appaltante, noi abbiamo un'anima sia pubblica sia privata, tra i nostri soci fondatori abbiamo anche il MIUR, Ministero dell'Università e Ricerca, e in questi anni abbiamo erogato come stazione appaltante all'incirca 30 milioni di euro, sommando i diversi danni che abbiamo fatto. Un'altra linea di servizi che noi forniamo alle imprese è quella di servizi di supporto, che definiamo servizi di supporto all'innovazione, su diversi filoni. Quello strategico, quindi supporto alla realizzazione di analisi di mercato e di settore, revisioni di business plan, di del modello di business. Gli altri filoni invece riguardano il marketing e analisi di posizionamento, ovvero valutazione di mercati diversi da quello di appartenenza e in alcuni casi anche i mercati internazionali con il supporto della Camera di Commercio. Negli anni abbiamo più di 900, le abbiamo classificate attraverso un'intervista e abbiamo lavorato con loro attraverso progetti, sotto progetti e partecipazione di diversi servizi che la Fondazione eroga. Quindi la nostra forza è proprio quella di e il networking, quindi la possibilità di far incontrare imprese tra di loro e non solo, anche con enti di ricerca con cui abbiamo una stretta relazione. Una delle attività che stiamo promuovendo fortemente, che è fortemente legata al networking, sono i progetti di filiera, ovvero catalogando le imprese in base alle competenze e in base ai prodotti che già hanno sul mercato, cerchiamo di radunarle e di massimizzare le opportunità verso mercati specifici. Una delle filiere che abbiamo realizzato è quella della promozione di culturali. Una più recente, ma che sta avendo un certo successo, è quella dello smart building e infine quello della food. È un modello che funziona e stiamo lavorando per realizzare ulteriori filiere sulla base delle competenze che le nostre imprese hanno. Un altro dei servizi che forniamo è l'accesso al venture capital. Per le imprese che sono particolarmente innovative, tipicamente start-up, e che operano sia nel settore ICT in particolare, nelle biotecnologie, nella meccanica avanzata, energia, nanotecnologie, un supporto per la costruzione del business plan e tramite il contatto con certi investitori forniamo un investimento, investiamo nell'impresa fino a un massimo di 400.000 euro, entrando poi in opzione con una quota minoritaria nell'amministrazione per alcuni anni fino al dell'investimento. Nell'ambito di queste attività sono stati realizzati diversi progetti che noi definiamo speciali.
Uno di questi è il Torino Smart City, con la collaborazione con la Fondazione Torino Smart City, Torino Wireless è diventata il matching box, cioè l'ente che incontra le aziende e le accorpa per creare dei gruppi forti che possano partecipare a progetti europei nell'ambito del sistema. Il progetto SMILE, che teniamo qui, riguarda la definizione delle strategie che il Torino, che la città, deve adottare per diventare una città smart. È appena partito questo vedremo il risultato. TOSM è un evento business to business che realizziamo nel corso dell'anno per implementare le opportunità commerciali sia nazionali sia internazionali per le imprese piemontesi. Ogni evento ha un tema specifico. L'evento che si svolgerà a settembre riguarderà la mobilità, la logistica e l'autoveicolo. Quindi vengono organizzate una serie di incontri di gruppi in cui le imprese piemontesi seller e vengono selezionati invece dei buyer dall'Italia anche dall'estero per realizzare dei nuovi contratti commerciali. Il Polo ST è un cluster piemontese che è, diciamo, un sottogruppo del distretto, del numero di imprese più esteso che raccontavo prima, che fa parte di un progetto dell'Unione Europea prima e dell'Unione Europea dopo, che ha deciso di se c'è di più tutto in cima non se c'è ecco se c'è non c'era più la lei quindi il Polo ICT riceve dei finanziamenti specifici, non solo il Polo ICT, i 12 poli che si sono costituiti nella regione Piemonte, al Polo ICT in particolare hanno aderito 160 imprese, è stato un buon successo, ci sono stati adesso siamo nel quinto anno di questo cluster, sono stati investiti più di 25 milioni di euro che quindi erogati alle imprese e sia i progetti ICT sia i progetti Interpolo, quindi le imprese del Polo ICT in collaborazione con le imprese degli altri poli hanno realizzato progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. In questo in particolare si distingue rispetto alle filiere di cui accennavo prima, perché che sono più orientate al commercio. Un'altra iniziativa, un altro gruppo di progetti è lo Smart Community Stack, Torino Wireless insieme a 9 regioni, per cui anche la Liguria, ha presentato la sua candidatura a condurre il cluster nazionale per le Smart Communities, vinto a gennaio, se non erro, e 9 milioni di euro per i progetti che sono
risultati proposti avranno un impatto diretto sulla regione Piemonte. Torino Wireless, nell'ambito della sua missione, si è riconosciuta nella sua missione, nella partecipazione al progetto OCOVA Alpnet, perché riteniamo che sia un ottimo strumento per sostenere le imprese, lo sviluppo delle imprese e in particolare dei è un'occasione per accrescere l'attività delle imprese e collaborare anche con imprese di altre regioni. In particolare il Torino Wireless, quindi oltre a mettere in campo la sua esperienza, si occuperà della formazione. Formazione nell'ambito del progetto OCOVA sarà rivolta sia alle imprese, verrà definita durante il corso del progetto una strategia comune tra le regioni, una strategia formativa che sia la più efficace e probabilmente sarà vedrà una strategia, una modalità formativa multipla, quindi sia in aula sia attraverso la formazione a distanza. Quindi sia la formazione per le imprese all'utilizzo, non solo all'utilizzo delle tecnologie, ma anche alla promozione dei propri prodotti. Invece la formazione che sarà rivolta agli enti, ad esempio, sarà più orientata a comprendere le tecnologie per riuscire a esprimere meglio i propri bisogni, quindi per capire che spesso esprimono dei bisogni che non sanno che le tecnologie possono risolvere senza costi così eccessivi come a volte si aspettano. Un'altra attività sempre svolta in questo ambito sarà l'organizzazione di scambi con rivolta agli studenti sia delle scuole sia delle università. Spero di essere stata sufficientemente rapida, vi ringrazio e sono a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione. Grazie. Grazie Cristina. Come dicevo, sono un pochino in ritardo, quindi chiedo a tutti i prossimi interventi di essere sintetici, a cominciare dal mio, che in maniera molto rapida vi faccio questa breve presentazione, che semplicemente vuole ripercorrere i punti salienti dello scenario della ricerca e dell'innovazione in Liguria e diciamo concludere con la presentazione del contributo Ligure al progetto. Sono le diapositive che parto già presentato l'anno scorso a GAP, una carta d'identità della Liguria, diciamo non tutti, anche i Liguri la conoscono, è un territorio molto piccolo, ha il 99% di montagne, cioè sono 1% di pianura, è la regione più montuosa d'Italia, è la regione più boscosa d'Italia, perché ha una quantità di territorio coperto bosco del circa 70% e tutta la popolazione è sostanzialmente radunata sulla linea costiera, abbiamo 440 km di coste e quindi c'è una varietà ambientale molto particolare, questo ha anche conseguenze proprio sulla struttura logistica del territorio, come purtroppo ben sappiamo, perché percorriamo le autostrade e i treni, non ne parliamo.
Le aree economiche più importanti sono sicuramente la logistica, i tre porti principali del Mar Ligure, poi c'è un quarto porto del Mar Ligure che è Livorno, ma in Toscana, sicuramente fanno parte della struttura logistica principale della Sud Europa, l'industria con una grossa tradizione che è racchiusa soprattutto sulle tre città di Genova, Savona e La Spezia, il turismo su tutta la regione, servizi di vario tipo. La storia industriale ligure vede soprattutto un'industria di volte grandi sistemi, cioè poca industria per beni di consumo, diciamo che non siano l'agroalimentare, invece abbiamo costruzione di navi, treni, centrali, aerei, e lì c'è sulla destra un antico manifesto dell'Ansaldo, molto bello, che vediamo racchiuso nella camera di sinistra, scusate. Questa storia ha generato una struttura di ricerca mista pubblico-privato che vede come enti pubblici l'università e il CNR principalmente, e queste in combinazione con le grandi industrie citate prima e il tessuto delle piccole e medie industrie che è molto attivo, ha in questi ultimi anni generato due distretti tecnologici, due distretti ad alta tecnologia, che sono il SIT, i sistemi integrati delle tecnologie, e il DLTM, il Distretto Ligure delle Tecnologie Marine, e 8 poli di innovazione. Due di questi sono anche sponsor, e li ringrazio esplicitamente, sono Politecmed e Transit del nostro forum odierno. Le tematiche sono appunto l'automazione, i sistemi complessi, nei trasporti, nella logistica, nell'energia sostenibile, nelle tecnologie del mare, di cui certamente la Liguria ha una storia plurimillenaria, e tecnologie per la qualità della vita, scienze della vita, biotecnologia, applicazioni sicure, e queste, se notate, sono comunque tematiche che risuonano anche negli interventi precedenti che abbiamo sentito di ambito per territori francesi e di Cristina Colucci per il territorio del Piemonte. Cerco di andare rapidissimamente. Le città in Liguria ha una storia molto importante, ci sono molte imprese che lavorano nel settore, sia informatica, elettronica, telecomunicazioni e altre cose. Questi sono i due distretti, vado molto veloce, siamo a Corridoio, come vi dicevo. I partner del SIT, ecco, devo dire che originariamente questo progetto OCOVA Up MedNet è nato con la partecipazione principale del SIT, e per questione di opportunità poi il partner ufficiale è l'Università di Genova, ma certamente in stretto contatto con il SIT e i suoi partner. Il SIT ha 6 aree applicative e suonano sempre gli stessi nomi: energia, sicurezza, automazione, infomobilità, organizzazioni complesse e salute. Qual è il principale apporto della Liguria, del territorio Ligure, tutte le sue componenti al progetto COVA MedNet? È certamente quello che dicevo, la storia di applicazione a vari ambiti dei sistemi integrati intelligenti, e il punto principale, oltre a partecipare all'organizzazione dei forum, questo è il primo, come vi dicevo ce ne sarà un altro, quindi vi do appuntamento per un giorno tra maggio e giugno dell'anno prossimo per il prossimo forum Ligure, anche se, come si diceva prima, ce ne sarà uno a settembre a GAP, il 10-11 settembre a GAP, e nei primi di dicembre a Ivrea, poi ci saranno quelli dell'anno prossimo, e il primo sarà organizzato sempre dalla Liguria, quindi questo è uno dei contributi che la Liguria dà al progetto.
ci sarà quello della costruzione della piattaforma web collaborativa per la creazione di progetti innovativi per i territori. Questo è il contributo principale della Liguria al progetto Arcoma. I punti secondo cui questa piattaforma sarà progettata e realizzata sono sostanzialmente questi tre: l'analisi del contesto economico-tecnologico visto come combinazione, l'attivazione di un punto di contatto soprattutto per le SMI, e quindi questo sicuramente può essere fatto in collaborazione stretta con le Union Camere, e la definizione di direzioni strategiche per migliorare, questo è il punto, l'efficacia della nostra attività. Quello che si diceva prima, anche riprendendo l'intervento del professor Andrea, l'analisi delle debolezze sarà uno dei punti fondamentali per poterle risolvere. In queste due righe è comunque racchiuso lo spirito del progetto, che è proprio quello della generazione di progetti sperimentali per la disseminazione. Quindi dietro questa parola disseminazione c'è dietro tutto il territorio, e se il professor Aldetta mi consente faccio riferimento all'esempio conclusivo del suo intervento. E ora al lavoro. Il mio contributo è finito con questa esortazione, e grazie. Bene, passo ora al chiamare l'intervento successivo su Alcotra Innovazione. Sì. Sara Di Falco, Regione Piemonte, farà l'intervento su introdurrà Alcotra Innovazione, questo progetto. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito al primo forum di Ocoma Alcometnet. Io sono Sara Di Falco, sono la Financial Manager del progetto Alcotra Innovazione e sono qui appunto per presentarvi brevemente il progetto. Il progetto è iniziato a settembre 2010 e terminerà questo ottobre con la conferenza finale a Genova, che sarà il 24 e 25 ottobre, a cui siete tutti invitati. È un programma finanziato dal programma COTRA 2007-2013 e all'interno dell'asse 1 sviluppo e innovazione, misura punto 1, sistemi produttivi. I partner del progetto sono Regione Piemonte in qualità di capofila, Regione Valle d'Aosta, Regione Liguria, Provincia di Torino, Regione Pacà e Regione Gronald. Con pagina giù? Sì. Non è che non scherzo,
finalità del progetto, che è quella di aumentare la competitività dei sistemi economici, favorendo la cooperazione tra gli stakeholder dei territori coinvolti, grazie quindi a una maggiore collaborazione tra imprese, poli di ricerca e istituzioni, utilizzando la metodologia Living Lab. Il progetto si propone inoltre di intervenire nell'individuazione delle priorità strategiche regionali, grazie all'approntamento di un piano strategico trasfrontaliero per l'innovazione da presentare ai nostri policy makers. Il Living Lab è un ecosistema di innovazione aperta, guidata dal basso, quindi dagli utenti, in cui c'è un continuo interscambio, diciamo, nella fase di co-design di un nuovo prodotto, di un nuovo servizio, tra gli utenti e tutti gli altri stakeholders coinvolti nel territorio. Questo per realizzare dei prodotti e dei servizi più adatti alle esigenze degli utenti finali. Un Living Lab quindi è composto dagli stakeholders, come vi dicevo prima, che sono appunto gli utenti finali, le imprese, le università, i centri di ricerca, di formazione e i soggetti istituzionali, che creano insieme, secondo un approccio collaborativo, tramite un percorso che va dall'idea fino al lancio sul mercato del prodotto o del servizio o di nuove tecnologie all'interno di contesti di vita sia reale che di network virtuali. Le aree tematiche individuate all'interno del nostro progetto sono quattro: la tematica Intelligent Mobility, i cui leader sono Regione Piemonte e Regione Liguria, la tematica Smart Energy, il cui leader è Regione Valle d'Aosta, la tematica Health, il cui leader è Regione Pacà, e la tematica industria creativa capitanata da Regione Lombardia. Non mi soffermerò sulle due azioni pilota di Intelligent Mobility, vale a dire Tourism Move Tom, e l'altra azione pilota all'interno della tematica Intelligent Mobility, cioè FINIT, Interregional Platform for Information on Multimodal Transport, poiché abbiamo qui i coordinatori del progetto che vi parleranno subito dopo di me nelle due azioni in particolare. Vi presenterò quindi gli altri tre ambiti su cui sono stati realizzati, insomma, dei percorsi tramite la metodologia Living Lab. Uno è appunto il tavolo di ELV, in cui praticamente dei medici, ricercatori, studiosi sono stati riuniti in piccoli gruppi di lavoro su tematiche relative all'assistenza domiciliare, al soccorso in montagna e al percorso del paziente diabetico, e quindi si sono scambiate esperienze, competenze, know-how, pratiche in modo da collaborare a livello trasfrontaliero con gli utenti finali per la realizzazione di servizi utili, diciamo, ai pazienti, e in particolare con un focus rivolto al mantenimento a domicilio delle persone. L'altra tematica, Smart Energy, vi posso citare ad esempio due azioni pilota, una GTS, Ground Thermal Energy Storage, che prevede lo stoccaggio e l'accumulazione di energia solare tramite dei pannelli solari in cui sono collegate a delle sonde geotermiche che accumulano il calore durante i periodi, insomma, estivi e primaverili, per poi rilasciarlo nella parte autunnale e invernale, andando ad integrare il normale riscaldamento. E un altro progetto, Plus Energy, che prevede la gestione intelligente e condivisa dell'energia elettrica tramite un sistema di monitoraggio dei consumi presso due istituti, l'ISITP di Veres e il Politecnico di Torino. È un progetto particolare perché coinvolge i ragazzi per aumentare, diciamo, la loro sensibilità sulla tematica del risparmio energetico, ed è il primo Living Lab in Italia realizzato a scuola. Per quanto riguarda la tematica industria creativa, invece, è stato organizzato un laboratorio trasfrontaliero composto da professionisti provenienti da diversi ambiti: artisti, designer, sviluppatori, curatori, visitatori e guide, che hanno realizzato due azioni pilota sul modello degli hackathon, una al Museo della Ville Blanche e uno a Torino, la Venaria Reale, dove praticamente hanno creato dei nuovi approcci
di visita al museo, approcci innovativi per il coinvolgimento dei visitatori al museo. E io ho concluso, cedo la parola ai rappresentanti delle azioni pilota sull'intelligent mobility e vi invito nuovamente appunto a venirci a trovare alla conferenza finale che sarà a Genova il 24 e 25 ottobre. Vi ringrazio. Buongiorno, sono Giuseppe Nasolantis e rappresento il distretto tecnologico SIT e in particolare il polo transit. Non vi sto a ripetere cosa sono perché il professor Caviglia nel suo intervento di prima mi ha già spianato la strada perché spiegando un po' il modello dell'innovazione e della ricerca a livello regionale Ligure ha introdotto la presenza e la finalità dei distretti e dei poli, quindi non mi sto a ripetere, ricordo solo che Polo Transit è proprio quello che dichiaratamente si occupa di mobilità, di trasporti e di logistica, e quindi direi è naturale e fisiologico che si abbia avuto, diciamo così, l'incarico di coordinare questo progetto che indirizza proprio specificatamente la tematica della mobilità. Il progetto, in modo molto sintetico perché il tempo è pochissimo, indirizza sostanzialmente la tematica dell'informazione transfrontaliera, quindi a livello transfrontaliero, al pubblico sulla mobilità, quindi la cosiddetta infomobilità pubblica, ma non solo. Sicuramente il fuoco è comunque sul trasporto pubblico perché è l'elemento fondamentale che un utente va a cercare sull'infomobilità, ma non solo. E di base qual è stata? È stata quella di partire dalla situazione esistente nelle varie regioni. Esistono già oggi dei sistemi, sono operanti, non tutti uguali, ognuno ha fatto a modo suo, ma che più o meno rappresentano un certo insieme abbastanza omogeneo di informazioni sulla mobilità, sul trasporto, ma non esiste niente o quasi niente che travalichi il confine regionale. Quindi oggi un cittadino, chiunque che voglia avere informazione finché la va a cercare nell'ambito della regione, bene o male la trova, se vuole qualche cosa che interessi un movimento transregionale o transfrontaliero, non trova praticamente niente, quindi deve cominciare a saltellare da un sito all'altro e poi non vedo che non è così agevole. Quindi l'idea sostanzialmente, la vedete riassunta qui, è quella di creare una piattaforma, come poi tecnologicamente, dico sempre che è l'ultimo dei problemi, perché la tecnologia in questi casi sicuramente ci aiuta molto, quindi il problema è capire come si fa a farle, quali sono le condizioni per farlo, poi come si realizza, fatemi dire, è un problema diciamo di secondo livello. Quindi creare una piattaforma che in qualche maniera sia in grado di dare queste informazioni cross sulle varie regioni, presentandola poi su soluzioni tipo web piuttosto che le app, che adesso vanno tanto di moda e evidentemente è poi la soluzione corretta perché consente di poter utilizzare, diciamo, accedere alle informazioni anche in mobilità. E la cosa interessante, la cosa peculiare di questo progetto, che peraltro sta diciamo proprio nell'impostazione dei progetti di Alta Innovazione, che è stato, cioè non è stato, è sviluppato perché è tuttora in corso, con la cosiddetta modalità dei leading lab, in termini molto banali, cosa vuol dire? Vuol dire che viene portato avanti il progetto attraverso un tavolo di lavoro, dei tavoli di lavoro, ai quali sostanzialmente partecipano tutti i vari attori che
vario livello sono diciamo coinvolti nel processo, e sono poi essenzialmente tre attori, tre tipologie di sembra che vada, va e viene, cosa succede? Cerco di parlare forte. Test. Lo dico anche che lo dico. Vado avanti. Quindi dicevo, tre tipologie di attori, le istituzioni, tipicamente le regioni, non solo, ma diciamo come fuoco, le regioni, che quindi si occupano sia di pianificazione da una parte, di gestione del trasporto pubblico dall'altra, gli utenti, che poi è il punto fondamentale dell'approccio digitale, quindi tutti coloro i quali a vario titolo accedano, hanno interesse ad accedere a questo tipo di informazioni, e poi le imprese, perché poi sono quelle che alla fine, tecnologicamente, sono quelle che alla fine devono cercare da tutto questo di delineare una soluzione tecnologica che sia ragionevolmente fattibile. Vedete qui, ma non si commenta da solo il partenariato di questo progetto. Il progetto interessa tre regioni, quindi l'alto italiano, il Piemonte e la Liguria, l'alto francese e la regione PACA. In effetti c'è anche una collaborazione, ma fuori linea, con l'ONALP, che non partecipa a pieno titolo al progetto, ma in qualche maniera aderisce. Quindi a pieno titolo partecipano le direzioni dei trasporti delle tre regioni, o dipartimento, la direzione dei trasporti, partecipano alcune associazioni di consumatori e di pendolari, e partecipano alcune società informatiche dalle tre regioni. Più che raccontarvi il progetto, vi volevo dare due elementi, anche perché volevo cercare di collegarmi un attimo all'osservazione che aveva fatto il professore nella parte iniziale dell'intervento, ovvero questi progetti che hanno sicuramente un impatto poi forte, diciamo, sul territorio, comunque sugli attori del territorio, devono essere valutati molto bene in relazione a questo impatto, perché sennò poi si rischia di mettere insieme un qualche cosa che magari ci cominciamo tutti che è bellissimo, ma poi va a cadere su qualche cosa che non riesce a ricevere. Allora vi do solamente due elementi di riflessione. Il primo è relativo a un aspetto che io personalmente davo per scontato e consideravo banale, invece poi ho scoperto sulle mie spalle che banale non è, ovvero quello di poter dare un'informazione, chiamiamola in tempo reale o comunque diciamo non statica, sul trasporto ferroviario. Il trasporto ferroviario, sappiamo tutti che i treni non è che sono come gli autobus che passano in 5 minuti hanno degli orari, e quindi sarebbe molto interessante, è ovvio che un utente è interessato non solo a sapere se il treno doveva partire alle 10, ma è interessato a sapere se il treno innanzitutto c'è, perché spesso e volentieri vengono cancellati, se poi parte veramente alle 10 piuttosto che a mezzogiorno perché è in ritardo. Bene, questa informazione che sembrerebbe banale, e quindi poi uno dice vado a prendere questi dati su un database da qualche parte, me li porto dentro, mi faccio la mia applicazione, poi qui ci possiamo inventare tutti quello che vogliamo, in realtà non si riesce a fare. Non si riesce a fare non perché l'informazione non ci sia, perché è ovvio che c'è, i gestori della rete ferroviaria hanno tutti i loro sistemi di controllo, sanno in maniera assolutamente precisa e puntuale i treni dove sono, come stanno andando, se sono in orario, in ritardo, e vengono solo in compagnia. Però peccato che questa informazione, come database, non come informazione singola che io posso andare a prendermi sul sito, nel caso italiano di Trenitalia, ma come database, quindi utilizzabile per fare poi delle altre, diciamo, elaborazioni, non è resa disponibile. Le regioni che hanno il contratto di servizio, con le conflittualità che bene o male tutti conosciamo, sul trasporto pubblico locale e sul ferro, non possono accedere a queste informazioni. E quindi di fatto una cosa banale che uno dice questa app in qualche maniera vi fa vedere la situazione reale, di fatto oggi non è che non si può fare tecnicamente, è fattibilissimo, ma non si può fare dal punto di vista
fatto di dire amministrativo, perché questi dati non sono accessibili. Questa è una prima considerazione che fa riflettere, no, sul gap che ci può essere da un lato tra l'interesse e la fattibilità di certe cose, poi invece la possibilità reale di riuscire a farle. La seconda considerazione, poi chiudo, è un po' in real time, perché deriva proprio dall'incontro che abbiamo fatto, tra l'altro proprio ieri qua, del progetto, di questo progetto, di MIT, c'è stato uno di questi cosiddetti leading up, cioè un incontro allargato, e mi fa segno di chiudere da solo un flash. Da questo incontro allargato, dove quindi partecipavano, chiamiamoli così, persone di varie estrazioni, operatori turistici, operatori del trasporto, eccetera, c'è stato il risultato, volendolo sintetizzare, bellissima idea, però puntini puntini, e però sono stati uno che diceva sì, vabbè, ma io ho tutte le informazioni, ma poi per prendere un treno per andare da Sanremo a Nizza, che non credo 15 km o qualcosa del genere, devo cambiare e non riesco neanche a sapere se poi dall'altra parte il treno c'è, non c'è, è stato cancellato, c'è lo sciopero e compagnie cantanti, no? Tanto per dirne una. Dall'altra parte c'era il responsabile di un'azienda di trasporto che diceva sì sì, bellissima l'informazione, ma io sto tagliando borsa con voi perché non so più come pagare gli stipendi alle persone, e quindi i miei utenti sono imbufaliti perché voglio andare a raccontare che gli do un'informazione, però poi gli tolgo l'autobus. Quindi, cioè, lo dico perché a un certo punto è proprio il classico caso in cui bisogna, come si può dire, commisurare molto bene l'idea progettuale e la soluzione che uno pensa di mettere in piedi, che sicuramente ha una sua validità indiscussa, col terreno dove poi va a ricadere, quindi sulle varie categorie sociali che in qualche maniera lo utilizzano. Chiudo. Junior Caidi, da dov'è? Non ti vedo. Che parlerà della seconda azione, Tom. Buongiorno, sono Andrea Caridi, faccio parte di Daz Engineering, una delle aziende che partecipa al pilot Tourist on the Move all'interno del progetto Alcotra Innovazione. Qui sono presenti altre aziende che partecipano, la prima è sicuramente il coordinatore del progetto che è di Google, poi c'è anche GTR, che è un'altra azienda che partecipa, c'è la rappresentanza degli utenti che sono comunque tutti in aula, poi dopo presenterò anche l'elenco dei partecipanti al progetto. Questo progetto si occupa di definire insieme, come si è detto prima, in ambito Living Lab, quindi collaborando tutti gli attori che rappresentano la filiera, quindi dall'utente alla domanda, all'offerta, alla pubblica amministrazione, per definire insieme una soluzione di infomobilità innovativa che sia a servizio dei turisti che si muovono attraverso le frontiere, non solo la frontiera italo-francese, anche le frontiere interregionali interne alle stesse nazioni, quindi si parla di Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Romeo Alpe Palaca e anche quelle appunto tra Francia e Italia. Queste appunto, come dicevo, sono i soggetti che partecipano, sono presenti appunto qua in Sami, Shopee, Google, Gruppo Sigla, Dance Engineering, GTR, Net Surfing, altri consumatori di Liguria, che è comunque rappresentante degli end user qui a Cadeocova, e le varie istituzioni che rappresentano il progetto, nonché i rappresentanti della Contro Innovazione che avete conosciuto precedentemente. L'idea, come dicevo appunto, è basare un progetto su quelle che sono le attività plenarie, le attività che vengono fatte quindi all'aperto dai turisti, comunque dai fruitori del territorio che si muovono attraverso queste frontiere, per dargli informazioni che siano importanti al fine proprio di poter
fruire dei servizi e delle peculiarità che sono offerte all'interno del territorio, quindi sia quello che riguarda l'offerta pubblica che quella privata, quindi quelli che sono i servizi dati dal territorio, dalle amministrazioni locali, i servizi dati dagli esercenti o comunque dai privati che forniscono servizi per i turisti, e tutto ciò che sono le caratteristiche del territorio, le caratteristiche turistiche, culturali e quant'altro. L'idea è quindi partire da soluzioni mobile esistenti o quantomeno da moduli esistenti tecnologici già sviluppati e conosciuti da quella che è l'offerta tecnologica, metterne a conoscenza la domanda, quindi l'utilizzatore finale, e fare in modo che si capisca come queste soluzioni tecnologiche possano andare incontro alle loro necessità e quindi possono aiutarli a fruire di queste famose informazioni turistiche di cui si parlava prima. Quindi si può dire, per esempio, una pista ciclabile, su questa pista ciclabile che è percorribile in una determinata quantità di tempo, sono presenti servizi, per esempio l'hotel dove pernottare alla fine della gita, è presente il ristorante dove fermarsi a mangiare, eccetera, piuttosto che una fontana o un laghetto da soffermarsi a vedere durante il viaggio. Quindi l'idea è quella di dare la possibilità alle comunità reali di vivere questa esperienza grazie a soluzioni innovative che sono appunto per esempio applicazioni mobile, che sono quindi fruibili proprio in movimento, con soluzioni che tecnologicamente permettano di essere fruite anche quando si è in condizioni di roaming, quindi la classica situazione in cui io sono all'estero e non posso essere connesso, e quindi cercare di andare incontro a queste che sono le esigenze poi pratiche dell'utente. In questo contesto appunto si è cercato di mettere insieme quello che è il pubblico, cioè sapere quali sono le informazioni affidabili che vengono già, che già esistono e che vengono date dal settore pubblico, perché che già per proprie attività quotidiane ha mappato le piste ciclabili, piuttosto che ha mappato quelle che sono i servizi che si danno ai camperisti, comunque tutte informazioni che sono importanti, e capire quelle che sono le reali esigenze dell'end user, parlando proprio con associazioni di categoria, per capire proprio come poi, tramite la tecnologia, offrire questi servizi. La tecnologia viene vista come un mezzo, l'informazione è la fonte dalla quale traiamo comunque ispirazione per dare i servizi, e l'utente è chi comanda per dire ho bisogno di questo servizio. Quindi questo è l'idea, creare un sostenibile, applicabile e riapplicabile in diversi contesti comunque similari, in cui questa domanda e offerta vengano ad incontrarsi con una soluzione tecnologica comunque applicabile nel caso concreto in cui un utente si muove al di là di una frontiera dove i problemi sono comunque non facili da gestire. Quindi questo sicuramente è in massima sintesi quello che posso riassumere relativamente al progetto TOM, e con questo direi che possiamo concederci una pausa, caffè, bibite e pasticcini, per poi riprendere successivamente con l'intervento dell'avvocato Giovanni De Zatti relativo al punto di vista dell'utente, le necessità dell'utente in queste situazioni.
Thank you.